Non poteva non parlare del caso Priebke, il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, in visita a Perugia in una serie di iniziative cominciate con l'incontro con le istituzioni. Alla presenza del segretario comunale del PD di Perugia, Franco Parlavecchio, e del sindaco Vladimiro Boccali, ha presenziato ad un incontro sui temi della memoria, dell'integrazione e della legalità. Confidiamo nell'attività delle forze dell'ordine che hanno vietato funerali pubblici, ha sostenuto, per non far trasformare tutto in una ghiotta occasione per i nostalgici e i nipotini di Hitler di fare una adunata contro le leggi dello Stato. Ce l'hanno chiesto proprio i sopravvissuti. Dobbiamo agire e dobbiamo parlare di memoria per costruire gli anticorpi affinché nel presente e nel futuro si possano mettere in piedi iniziative di solidarietà, di accoglienza e non ricordare gli altri, i diversi e gli ebrei, diversi per eccellenza, con sospetto, peggio ancora con paura. Un incontro dunque per non dimenticare. La memoria deve essere preservata soprattutto tra le nuove generazioni, motivo per il quale Pacifici ha anche incontrato i ragazzi delle scuole, come quelli della scuola secondaria di primo grado Carducci Purgotti e primaria Santucci, e ha invitato le istituzioni perugine, il sindaco Boccali, ad una collaborazione, ad incontri e approfondimenti proprio su quello che è stata la Shoah e sulla giornata della memoria. Su Priebke ha concluso: non ha mai mostrato alcun segno di pietà per le vittime o per i familiari. Non si è mai pentito. Da oggi, per chiunque sia credente o crede in una giustizia divina, saranno quelle 335 vittime delle fosse ardeatine ad occuparsi di lui.